Ricca di emozioni al Martini, terminata 3-2 a favore di un Corridogna più cinico e convinto sotto porta, mentre gli ospiti devono recitare un mea culpa per le occasioni gettate. Ciarlandini deve fare a meno degli squalificati Carnevali e Moschetta, decide di schierare in porta il giovane Caruso alla prima da titolare e mettere a centrocampo Ciucci e Moroni, arretrando in difesa Barucca. Mister Carassai, con dei tanti problemi di formazione, recupera all'ultimo Sbarbati, che è titolare e risulterà essere uno dei migliori da parte della Cingolana. Andando alla cronaca, la prima conclusione di porta è di marca ospite. Alessandro Gigli raccoglie un disimpegno approssimativo con la spera che arriva docile fra le braccia di Caruso. Trascorsi i tre primi, Bugiulacchi, servito nel cuore dell'area in maniera ottimale da Moroni, non trova il momento per l'aggancio e Pandolfi si salva bloccando il cuoio in due tempi. Decimo, è di nuovo la formazione di casa a farsi viva dalle parti di Pandolfi. Taglioni arriva sul fondo, mette al centro un cross teso, Okere non riesce a tramutare in oro. Passano 60 secondi e i locali sfiorano ulteriormente il vantaggio. Moroni si libera bene al limite dei 16 metri e il suo rasoterra preciso, non a sufficienza, impensierisce solamente Pandolfi. Al 22esimo la Cingolana va in rete con Adami, abile a sfruttare una goffa uscita di Caruso, ma il primo assistente, Camela di Fermo, annulla il tutto per fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte è il Corridogna a spezzare l'equilibrio con Taglioni, che al 23esimo porta avanti i suoi. Il terzino sinistro raccoglie una palla vagante e dal vertice sinistro dell'area fa partire con il mancino un arcobaleno magico che supera Pandolfi per l'1-0 del Corridogna. Intorno alla mezz'ora la Cingolana può usufruire di una punizione da posizione favorevole. Adami calcia a girare col sinistro sopra la barriera, bravo e attento Caruso alla prima titolare a deviare coi pugni oltre il montante. Al 31esimo gli ospiti raggiungono il pari con Sbarbati, che sfrutta al meglio una sanguinosa palla persa della retroguardia rossoverde e a tu per tu con Caruso lo infila sotto le gambe. Le due squadre non si risparmiano, imprimendo all'incontro ritmi alti e asfissianti che rendono piacevole il trascorrere dei minuti. L'attacco della Cingolana mette a nudo le difficoltà della difesa del Corridogna e al 40esimo, nel giro di pochi secondi, colleziona due gigantesche occasioni per mettere la testa avanti. Prima Sbarbati, una volta evitato Caruso, dal fondo offre l'assist per Tommassoni che, incredibilmente, da due passi alla riga di porta non ribadisce in rete. Poi lo stesso Sbarbati svirgola la conclusione che potrebbe valere l'1-2. Non c'è un attimo di sosta e trascorsi un giro di lancette, Okere con un doppio dribbling si presenta al cospetto di Pandolfi, che con la punta dello scarpino nega la gioia personale al numero 9 locale.
Quando la prima metà di gioco sembrerebbe incanalarsi verso il risultato di parità, i padroni di casa trovano la rete del 2-1 con Raffaeli, che di ginocchio ribadisce in rete dopo che la sfera era stata respinta dalla traversa sull'incornata di Bugiolacchi. Al 73esimo, una clamorosa indecisione di D'Addazio spiana la strada ad Okere, lesto a rubare tempo e palla al numero 5 ospite, che col piattone batte sul primo palo un incolpevole Pandolfi. All'84esimo Lorenzo Gigli, su punizione, vede il giovane estremo locale leggermente avanzato e prova a sorprenderlo, ma Caruso, con un gran colpo di reni, recupera alzando col guantone sopra la traversa. Sul conseguente corner lo stesso portiere sbaglia i tempi dell'uscita e D'Addazio, con un pallonetto di giustezza, accorcia le distanze evitando anche il disperato tentativo di salvataggio sulla riga di porta di Bugiolacchi. A nulla servono gli arrembaggi finali della cingolana e la partita termina così 3-2 in favore del Corridoio. Siamo in compagnia di mister Carassai, allenatore della cingolana. Mister, quanto fa male uscire dal Martini con una sconfitta dopo aver giocato un buon primo tempo e aver sprecato diverse occasioni? Tantissimo, io penso che oggi sia stato l'emblema della stagione che stiamo vivendo. Abbiamo fatto una grandissima partita con una squadra forte, secondo me. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Il primo tempo abbiamo, secondo me, dominato la partita. Potevamo chiudere in vantaggio di 3-4 gol di scarto e perdevamo 2-1. Questo è l'andazzo nostro. Non riusciamo più a concretizzare quello che facciamo. Al primo errore veniamo puniti. È un periodo che ci dice male, però i ragazzi non posso dire niente perché hanno fatto una grande prestazione, hanno dato tutto, che era la base di partenza per giocare oggi a Corridonia. Complimenti a Corridonia per la vittoria, perché hanno sfruttato al massimo i nostri errori. Però io penso che la prestazione ci dà coraggio, quindi io penso che se giochiamo sempre come oggi difficilmente perderemo altre partite. L'importante è non perdere di credibilità, non dobbiamo buttarci più di tanto, perché la squadra c'è. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita con una squadra forte fuori casa. Dobbiamo essere più cinici. Non siamo mai stati cinici tutto il campionato, l'andata ci andava tutto bene, adesso ci sta andando tutto male, dobbiamo essere soltanto bravi a rimanere compatti e uniti per tirarci fuori da questa situazione. Eccoci qui in compagnia di mister Giovanni Giarlandini. Mister, una partita spettacolare nel primo tempo, giocata a viso aperto da ambo le squadre e poi con il vantaggio. Con il risultato di 2-1 il Corridonia è tornato in campo e ha gestito bene la partita. Peccato quel gol alla fine che ha messo magari un po' di apprensione. Sì, anche se ripeto, oggi l'importante era portare a casa i 3 punti. Missione è stata compiuta, per cui un bravo a tutti. Ho visto la mia squadra giocare in maniera migliore. Per un paradosso posso anche dire che anche domenica a Tolentino avevamo fatto un gran primo tempo, però oggi penso che
i ragazzi hanno avuto anche un po' di timore a portare a casa questa vittoria. Ho visto tanti passaggi sbagliati, per cui alla fine io penso che prendiamo di buono quello che è venuto, perché abbiamo affrontato una squadra tonica, una squadra in salute, una squadra che ha delle belle individualità, per cui riuscire ad accorciare anche sulla cingolana e salire di altri 3 punti in classifica, questo qui ci dà sicuramente forza e coraggio. Una fiducia che da parte della sua squadra che è stata trovata contro un avversario che ha giocato bene, al discapito del fatto che veniva da diverse giornate senza vincere, e soprattutto dopo la sua squadra chiamata un attimo a ritrovare un po' di fiducia in se stessa dopo questa pesante sconfitta di domenica per 5-0 a Tolentino. Ma io prima della partita ho detto ai miei ragazzi che in campo doveva andare l'orgoglio di una squadra ferita, perché noi, ripeto, domenica avevamo fatto una buona gara, gli episodi ci avevano penalizzato oltre misura. Questi ragazzi bisogna dare atto che hanno fatto 14 punti dall'inizio del girone di ritorno, per cui non è che sono stati con le mani in mano, dovevamo riprendere quella corsa, quella strada. Penso che, spero e sono convinto che abbiamo ricominciato ad andare al passo, però adesso dobbiamo ricompattarci come squadra. Ripeto, oggi avrei voluto vedere la mia squadra giocare su un tappeto erboso in condizioni migliori. Purtroppo giochiamo su un campo dove il controllo della palla è difficile. Io predico il gioco a terra, predico certe giocate, però a volte mi rendo conto che da parte dei giocatori non è facile fare questo.